sorpresa per te, cioè per noi. E cioè cosa? Cioè, ragazzi, quest'anno noi festeggiamo 10 anni di matrimonio. Sì! E sono le nozze di stagno, Ale. È la quarta stagnola. Questo è il regalo? Non è questo, aspetta. Arriva! Ah! Wow, grazie. No, Ale, no. Aspetta che ha... È uno scherzetto. È vuoto. Lo so, ragazzi, lei è 10 anni che lo aspetta, ma non è questo. E quindi? E quindi? Aha! Un ombrello che avevamo già in macchina. Beh, ma è bello. Ma soprattutto è rosa, tieni qua. Sì, sì, no, aspetta, è molto aspetta. Bello. Arrivo, Ale. Un mattone. Certo, un mattone. Prova a toccarlo con l'ombrello circa 5 volte. Non ce la faccio. 2, 3, 4, 5. Non è successo niente. Aspetta, arriva la magia. Arrivo io, Ale. Wow. Buon anniversario. Grazie. Ma non è che è vuoto? No, Ale, prima devi fare il giro di scatolone. Bravissima. Non potendoci andare ancora in viaggio, Ale, apri. E questo, prima, ragazzi, un bacino prima di toglierlo. È diagonale il nuovo set Lego faraonico e pazzesco, che bello è, che permette di ricostruire la magica via dei maghi, dove Harry Potter si rifornisce di un sacco di cose, ma soprattutto apriamolo. Aspetta, devi essere vestita per bene. Copriti. Sì. E adesso magia. Voilà. Adesso sì che pronta. Sei pronta. Io vado alla camera. Ma quanti personaggi ci sono? Butta giù, Ale. Sono la bellezza boom, di 14 personaggi. E 4 sono esclusivi, ovvero si trovano solamente all'interno di questo mega set, che è lungo più di un metro ed è diviso in 4 blocchi principali. C'è l'epico negozio di bacchette. Ah, è la bacchetta che sceglie il proprietario, non viceversa. Ok, mi ha scossato però. Il mitico negozio di bacchette di Ollivander. E poi la cartoleria Scribulous, tutto per la scuola di Hogwarts. Il negozio di accessori di qualità per il Quidditch. E la gazzetta del profeta. Si entra lì dentro, c'è la sede in diagonale. C'è il ghirigoro. E la libreria, guarda, c'è anche il film a copie di Gilderoy Allock per noi. Sì. E perché abbiamo i nomi dei film vecchi, noi abbiamo studiato quelli assieme ai libri, mentre adesso si chiama Lockhart. E qua c'è la gelateria di Florian Fortebraccio. Posso un gelatino? No, dobbiamo andare qua. Guarda chi c'è. Ah, ci sono i fratelli Weasley. Perché sì, questo è il negozio Tirevispi Weasley. E qua c'è l'ingresso a Nocturnale. Hai visto l'ombrellone? No, ecco perché me l'hai regalato. Hai visto che precisione. E come vedete, il look di Diagonale è proprio ispirato ai film di Harry Potter. È il momento di aprire la scatola. Alla mora. Funziona, Ale! Dai, fuori i sacchettini! O meglio, i sacchettoni, mi aspetto grandi cose! 1, 2, 3, 20, 30, 1000! Hai contato i sacchetti, Ale? Ma no, perché guarda cosa ho trovato! Oh, una scatolina! Silenzio! No! Devo stare zitto! No, ti ho dato la voce! Sì, l'incantesimo! Ma che cos'è? Una cosa misteriosa questa! Sì, dai, l'apriamo? No, i segreti si aprono alla fine! Va bene, allora possiamo dare un'occhiata alle istruzioni? Sì, guarda, 4 volumi! E tanti stickers! Sei pronto a entrare a Diagonale? Sì, Ale, gira pagina! Lo possiamo fare con le istruzioni, che ci introducono al set, sia cartacei che digitali, con l'app Lego dedicata alle istruzioni. E se volete fare un giro anche voi, cosa potete fare? Andare a questo indirizzo web, che vi mettiamo in descrizione, e poi una volta preso il link lo aprite, ecco qua, e andate through the bricks, ovvero attraverso i mattoncini, proprio come avviene quando Hagrid nel film. Vai, Ale, entra, usa il suo ombrello magico che nasconde la sua vecchia bacchetta per entrare a Diagonale. Gli diamo il permesso per accedere alla fotocamera, alla realtà aumentata. Scegliamo una superficie piana su cui adagiare il muro. Tappiamo! E il muro, avete visto, si è posizionato. Ora magicamente si apre e possiamo entrare dentro Diagonale. Avviciniamoci. E noi stiamo entrando proprio all'interno del set Lego, che è quello che faremo adesso, perché andremo a costruire. Adesso acceleriamo e costruiamo. Thank you.
Harley! Che spettacolo, ragazze! Ma sì, ma ce l'hai la bacchetta? Non ce l'ho, Ale! E allora tappa obbligata da Ollivander! Ciao, signor Ollivander! Mi aprite la porta? No, devi aprirla tu! Guarda cosa ti aspetta! Ma mi avete già preparato una bacchetta? No! Perché la bacchetta non si sceglie, così è la bacchetta che sceglie te! E allora fammi un giro! Entriamo dentro il negozio, perché se lo spettacolo è davanti è pieno di dettagli, dietro non si scherza! La scala è mobile! Si apre e si chiude in questo modo, perché vedremo che i set si possono anche affiancare uno all'altro. Tutte queste scatoline, pensate, siano finte! La mia bacchetta... No! Solo una! Può essere estratta perché solo una è la bacchetta che ti sceglie. Questo contenitore è una novità di questo set. C'è la scrivania con tanto di pergamena e calamaio, la cassa e bacchette dappertutto, nel sottoscala, sulla finestra, vicino alla candelina. E non solo, se saliamo assieme le scale, una poltrona per rilassarsi, bacchette, girevole, bacchette, bacchette, wow! Una scala per andare a prendere le bacchette più alte. Qua ce n'è una anche per me. Wow. Se il signor Ollivander ti becca, non si fa! E allora facciamo un saltino in cartoleria, allo Scribbolus! Penne, calamaio! Direi che è il posto perfetto per Hermione. Qua prendiamo tutta la cartoleria per iniziare il nostro anno a Hogwarts! Poi qua c'è uno studiolo per rilassarsi, caminetto, divano che è troppo carino, e teschio. Ma veniamo a uno dei dettagli che preferisco, il camino storto, lo adoro! Bellissimo, con i Lego si possono fare cose incredibili, questo set lo dimostra! Hedwig sta volando e sta portando una copia della Gazzetta del Profeta. Ci sono anche altri gufi. Le insegne che sono una diversa dall'altra! Questo set ha anche una marea di sticker, ma i dettagli vi sorprendono anche nella loro timidezza, ovvero guardate com'è nascosta questa grata qua sotto. Sembrano degli edifici veri e propri, ognuno con tecniche costruttive diverse. E poi il marciapiede della via dello shopping dei maghi è stupendo perché ha i punti di attacco per i personaggi e possiamo inventarci un sacco di storie. Riportatemi nel mio negozio! Ops, scusi! E sai, Ale, che cosa dice la pergamena qui in vetrina allo Scribbolus? No. È ora di costruire il secondo edificio. Andiamo, ragazzi, entreremo nel negozio di Quidditch. Se sali al piano superiore, che salto! Le puoi provare tutte gratuitamente! Sì! Ma attenzione, ci sono anche i due bolidi! Per fortuna ci sono mazze a go-go, ci sono queste. E poi per gli indecisi, questa. E accessori per ogni squadra! E poi ci sono anche i manichini, che carini, con le uniformi. E cosa vuol dire QQS nel tappeto? Quality Quidditch Supplies, ovvero giusto, il nome del negozio. Ma c'è ancora un piano! Guarda chi c'è! C'è un topolino! Col formaggio! Che si accrosta? Chi lo sa? Non si sa! E qua abbiamo copie a go-go della Gazzetta del Profeta. Perché se io passo attraverso la porta... Apritemi questa porta! Noi andiamo, ci scendiamo. Guardate che tra un piano e l'altro c'è il solaio. Come le case vere! Oh, un cranio! Ciao! Scendiamo ancora! Entriamo proprio lì, nella Gazzetta del Profeta! Che è il signore! E attenti! No, mi ha fotografato! È il mago fotografo, l'abbiamo visto proprio nella camera dei segreti. E fammi un giro perché quel cappello incorporato nei capelli è veramente spettacolare. Come i dettagli dei giornali nella cassa. E il mitico poster, chi ha visto questo mago? Un occhio al davanti, perché anche qui abbiamo le insegne, sempre tutte diverse. La vetrata è spettacolare, notate il boccino d'oro. E parlando di dettagli, guardate le finestre. Avete presente il meccanismo di chiusura? Tuc tuc tuc. È simulato ed è qualcosa veramente di pazzesco. E sai qual è la prossima notizia, Davide? Dimmi, Ale. Che si possono unire. E iniziamo a costruire la via dello shopping magica.
diamo una pallina alla mandragola da forte braccio? Ma no, mamma, che arriviamo tardi alla presentazione del libro. Magicamente io ti guiderò al lock. E allora, ragazzi, entriamo al Ghirigoro, la libreria dove tutti, ma proprio tutti i maghi, anche Hermione, si riforniscono di libri. E di tante copie di Magicamente io. Ehi, ma tu sei Harry Potter? Sì, signore. Cosa hai fatto alla faccia, caro? Mica sarà una nuova pozione per togliere i brufoli? No, signore, era la prima volta che usavo la polvere volante. Attento, Potter, la scala! Ci è mancato poco, grazie signore! Non preoccuparti, caro, lo scriverò nel mio prossimo libro! Ho salvato Harry Potter! Chissà dove lo metteranno, Ale, sezione dragoni o sezione alchimia? Secondo me è il secondo piano, posto d'onore! Hai ragione! Anche qua i dettagli, ragazzi, sono fantastici. Guardate i libri in libreria, ma quelli impilati qui in ordine e qui un po' in disordine. E i libri in offerta sono qua davanti! Ovviamente non sono quelli di Gilderoy, quelli sono a prezzo pieno. Ma quanto bello, scusate, quanto belle sono le seggioline coi denti da mostro! Bellissime! Ma noi lo prendiamo un gelato! Certo, Ale, gira, gira, gira! Ecco Florian Fortebraccio che ci dà la schiena. Ma no, eccolo qua. Ha pronto un buon gelato per noi. Guarda che dose. Non può mancare il menù tutto stickerato. E poi la cassa piena di golosità. Per chi vuole rilassarsi, sopra c'è anche un comodo studiolo con tanto di abajur. È l'ora del tè. E che ne dici di un gelato sul tetto? Solo perché i dettagli sono pazzeschi. Guarda, questi sono mattoncini alternati. E come dicevamo prima, ogni edificio ha una tecnica costruttiva diversa e ovviamente sono simili, se vi riguarda i film, proprio ai film della saga di Harry Potter. E uniamo anche la terza parte. Tic. Ci manca solo un modulo per arrivare a 5544 pezzi. Io preferisco fare shopping a Nocturne Alley. Io no, ma adoro la finestra storta. È incredibile come elementi come Lego possono diventare storti grazie alla magia costruttiva. Sveliamo che meccanismo, Ale, perché... Qua dietro c'è un bottoncino. Sì, una manovella che sì. Si alza, si abbassa. E il cappello si alza, si abbassa. E qua abbiamo un Weasley gigante dalla testa fino ai piedi. Ma entriamo! No, è dall'altra parte. E adesso devi dirmi chi è Fred e chi è George. Allora, Fred è quello con l'arancione rosso e George è quello rosso verde. Giusto! Dai, ce l'ho fatta! Guarda quante cose hanno nel loro negozio! Io lo dico, questo è il mio edificio preferito! Come nel film c'è proprio tutto, ma proprio tutto! Puoi fare scherzi incredibili! I pasticcetti svenevoli, il torrone sanguinolento, le pasticche vomitose... I fuochi forse nati Weasley! E le immancabili cacca-bombe! Ehi, Fred! Ma chi è alla fontana dell'amore? Oh, ciao! Mi avete beccato! Vado a leggere un libro! Ciao, Hermione! Chissà chi stava pensando. Fatto sta che questa fontana è veramente super amorevole. Adesso è il momento di attaccarli tutti. Vediamo se veramente si arriva a oltre un metro di lunghezza. Seguimi, 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 seguimi. Arrivo, 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 lunghissima. Ta-dan! 102 centimetri. E possiamo ridurre cambiando configurazione. Stacchiamo i perni e possiamo fare due diverse configurazioni. Basta metterli uno di fronte all'altro e siamo subito nel film di Harry Potter. Il bello infatti di questi set, oltre a essere di collezione, è che sono particolarmente giocabili, vedete? È come entrare dentro Diagonale. Da una parte e dall'altra. Beccato! No, basta foto! Ovviamente potete giocare all'interno girando i set, ma anche all'esterno, quindi a 360 gradi, inventando storie e avventure. E ora terza configurazione! Uno, due e tre!
Unisco! Famoso incantesimo di unione! E Diagonally, grazie ai suoi perni, è diventata compatta. Giro di Diagonally! Male, qual è il tuo edificio preferito? È difficile, però forse Ollivander, con tutte quelle scatoline di bacchette. E ora ti sorprenderò! Tu continua a girare, perché il sacchetto numero 21 non è un sacchetto! E così è spiegato il mistero della scatola sorpresa. Sei pronta ad aprirla? Sì! Pollicione! E apriamo! Mattoncini! Eccolo! Ta-da. C'è Hagrid che mancava! Sì, gigante proprio! Sono proprio curioso di vederlo. E c'è anche... è la 15ª figure. Credo proprio sia Harry Potter. La prima volta che va a Diagonally assieme ad Hagrid. Benvenuto Harry a Diagonally! Aspetta, costruirale! Guarda quanto è puccioso l'ombrello rosa! Sì, e tagli tutta quella zazzera, perché a me Hagrid fa morire. È gigante, con la testa così! È proprio buffo! Sì! Qui abbiamo l'Harry Potter esclusivo, la figure numero 15, che non trovate sulla confezione, ma che trovate solo qui all'interno di questa scatolina segreta. E questo è lo stand da collezione. Adesso tocca a voi ragazzi dirci, è veramente difficile, sì, qual è il vostro edificio preferito sul nostro profilo Instagram GPR. E in attesa del prossimo anniversario, sì, se questo video vi è piaciuto mettete un pollicione e non dite di essere sporchi come Harry Potter di polvere volante quando è chiarissimo che si tratta del mio gelato. Ma iscrivetevi al canale YouTube GPR per non perdere i prossimi video. E se non sapete dove andare a Diagonally, fatelo scegliere la ruota che trovate nell'applicazione GBR che potete scaricare gratuitamente al link qui sotto in descrizione. Dove andiamo? Alla Gazzetta del Profeta. No, basta foto. Ciao!